Sì, signor Presidente, non accetto e quindi vorrei fare il mio intervento se Prego. posso. Beh, questo provvedimento innanzitutto credo che sia uno schiaffo morale alle forze dell'ordine, a tutti quelli che lavorano per fare in modo che i cittadini che si comportano bene in questo paese abbiano la possibilità di vivere tranquilli. Invece vediamo che questo governo, con i tanti annunci che fa, è comunque un governo che ha deciso di far uscire e di far scontare su 12 mesi, che è la composizione di un anno, 7 mesi ancora di galera e 5 invece vengono condonati. Come ho detto ieri, sembra un po' il supermercato. Prendi 3, paghi 1. Ma come? Anche nelle pene abbiamo un governo e uno Stato che in pratica dà una mano ai delinquenti, dà una mano ai mafiosi. Io mi rivolgo alla sinistra di quest'Aula, soprattutto al Partito Democratico, al partito che è l'azionista di maggioranza di questo governo. Io ho sempre capito che quando c'è, ad esempio, una rapina, non è solo condannato il rapinatore che fa la rapina materialmente, ma è condannato giustamente anche il complice che magari sta fuori e fa in modo di capire se il rapinatore può fare la rapina tranquillamente e se non ci sono problemi. Ebbene, allora io penso che qui ci sia una cosa del genere, e cioè che i mafiosi che stanno uscendo, perché escono 200 detenuti ogni settimana, e che è retroattivo dal 2010 questo provvedimento assurdo, e i complici che sono, gli amici della mafia, sono qua in Parlamento, il Partito Democratico, perché facendo questo Si rivolga con provvedimento rispetto ai nella suoi colleghi, per pratica, favore. Colleghi, facendo questo colleghi. provvedimento nella pratica, mi scusi signor Presidente, sto parlando in maniera credo tranquilla, nella pratica fanno uscire i delinquenti e chi è complice vota questo provvedimento, per cui per, diciamo così, una similitudine, se qua danno una mano a chi può uscire, ovviamente sono complici. Quindi, siccome escono anche i mafiosi, sono complici della mafia. Siccome escono tanti delinquenti, sono complici dei delinquenti. Perché questo è un provvedimento dove si dà il premio ai farabutti delinquenti e non si pensa mai alle vittime che hanno subito i reati, e non si pensa mai che tutte queste persone che stanno uscendo commetteranno, molti di loro, ancora i reati e andranno nelle nostre case, nelle case dei nostri figli, dei nostri genitori, dei nostri parenti, dei nostri amici, perché comunque andranno a compiere ancora i reati. Questa è la storia che ci dice il provvedimento dell'indulto con Prodi nel 2006, dove ad esempio la Lega era l'unica a votare contro questo provvedimento. Questo è un indulto mascherato e io vedo che qua i colleghi della maggioranza fanno sempre orecchie da mercante, ma il risultato finale è questo, che danno un calcio nel sedere alle forze dell'ordine, se ne fregano di chi rischia la vita per 1.200 euro al mese, se ne frega se non andando in televisione a dire che vogliono difendere tutti, ma non è vero, gli unici che difendono sono i delinquenti, quindi loro sono complici della mafia e dei delinquenti che escono da questo paese. E siccome hanno anche il presidente della commissione antimafia, io voglio vedere il presidente Bindi che vota questo provvedimento, perché votando questo provvedimento il presidente Bindi è come se dasse del cornuto all'asino, nel senso che alla fine fa quello Colleghi, che vuole, e cioè fa il presidente dell'antimafia e aiuta i mafiosi. Benissimo, complimenti a loro e alla loro coerenza. Ecco, allora io per chiudere il mio provvedimento e il mio intervento, ovviamente, chiedo, signor Presidente, che si faccia chiarezza su questo, perché il PD non può fare due parti in commedia, non può avere un segretario di partito che dice una cosa e che invece quelli che stanno qua votano il contrario, perché Renzi allora è complice della mafia, perché Renzi è complice dei farabutti, perché è lui che li comanda e quindi tutti sono complici di questi provvedimenti, perché i farabutti, ripetiamo, devono restare in Colleghi, galera. Voi vi colleghi, dovete allora vergognare perché i farabutti devono stare in collega galera. Bonanno, io Siete la amici dei richiamo all'ordine per la mafiosi, prima volta, la invito, abbassi il cartello, collega, chiedo ai commessi di intervenire. siete Chiedo... amici dei mafiosi.